Questa giornata è dedicata non solo ai caduti in Nassiriya, ma a tutti i caduti in operazioni. Le occasioni di commemorazione non devono essere fini a se stesse, ma devono ricordarci che il sacrificio è essere la nostra stella polare, il nostro agire quotidiano, perché il sacrificio di militari, uomini e donne che hanno operato nel passato in guerre, ma anche in operazioni di pace, come quella appunto in Iraq nel 2003, sono per noi un esempio per muovere, migliorarci e essere ancora più efficaci nelle nostre attività militari. Parliamo di uomini e donne che hanno dato la propria vita appunto per l'Italia, ma soprattutto per portare la pace in questo caso in Iraq. Sono passati praticamente 21 anni da quel giorno che appunto dove sono morti 12 carabinieri, 5 persone del nostro esercito, ma anche altri civili iracheni, ma non solo. Un momento appunto che va ricordato anche perché in questi anni purtroppo i teatri di guerra, le zone di guerra sono aumentate, tutt'oggi abbiamo molte zone di guerra ancora parti del mondo dove ci sono circa a livello mondiale circa 50 conflitti aperti. I nostri soldati del 28° reggimento sono in questo momento in Libano e quindi un'occasione per ricordare anche nel rispetto di quelle che sono le famiglie.